Dorme tranquilla. Bene. A chi lo dici, non mi sarei mai svegliata. Questo posto è un paradiso. Senti, ti va se diamo un'occhiata alle carte, mettiamo qualche firmetta e domani quando vado a Napoli partiamo. Che c'è? Non pensavo che fosse così difficile. Forse è vero, bisogna essere in due. Ma è ovvio, Luca, che è più facile in due. Però tu stai facendo un lavoro fantastico. Alba è serena, è contenta, è anche cresciuta. E la Lupino ti racconto di questo periodo di prova. Ok, ma forse il mio è un atto di egoismo. Ma che dici? Non mi senti in grado. Ma sono stupidaggini. Tutti i genitori all'inizio sono un po' nervosi. Alba è stata abbandonata in un ospedale. E guarda, guarda adesso dov'è? Ti sembra un atto di egoismo questo? Tu questa battaglia la devi vincere. Scusa, ma quale battaglia? Io non sto combattendo nessuna battaglia, io voglio solo il bene di Alba. Ma la vostra storia è anche uscita dal tribunale. Ne stanno parlando tutti, ci sono degli articoli. C'è il mio nome? No. Quello di Alba? No. Però è importante quello che state facendo. È importantissimo. State rivoluzionando la legge sull'adozione per i gay. Sei stata tu. Sono... Cosa? Tu ci stai usando per una causa politica. E se anche fosse? Io non voglio che Alba diventi una bandiera del Pride. Guarda, veramente. Può bastare, grazie. Luca. Che tu lo voglia o meno, fai parte di una comunità. E quello che stai facendo con Alba potrebbe veramente cambiare la legge di questo paese riguardo alle adozioni per i gay e i single. Se tu non vai avanti con questa adozione, fai un errore. Non solo per Alba, ma per te e per tutte le persone che vogliono diventare genitore e non lo possono fare. Pensaci.